sapevamo di essere comunque una parte anomala del programma. Noi siamo soddisfatti comunque di come è andata ieri, delle nostre performance. Ci fa piacere comunque lasciare il programma senza rimpianti, senza rimorsi. I giudici hanno scelto di non votare ieri e siete andati a un tilt, tra virgolette, forzato. Siete d'accordo con questa scelta o pensate che sarebbe andata diversamente? Dunque, non siamo d'accordo, però capiamo assolutamente la scelta di Manuel perché era una situazione orribile, effettivamente lui non poteva scegliere tra due della sua squadra. Crediamo che se non si fosse richiesto il tilt, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. I feedback che abbiamo ricevuto dai giudici sono sempre stati comunque positivi, con grande sorpresa, da parte nostra, quindi probabilmente non saremmo qua. Quindi un po' il nodino alla gola è quello che magari i giudici potevano decidere diversamente. Perché Sì, per noi era importante comunque arrivare all'inedito. Cioè, credevamo di non vincere, ma proprio ci speravamo, però l'obiettivo è arrivare all'inedito. Tenere duro un altro paio di puntate non sarebbe stato male, ma comunque siamo, ripeto, molto soddisfatti del percorso. Manuel c'è stata da subito una grande sinergia, c'eravamo sintonizzati sulle stesse frequenze, forse per molti riferimenti musicali comuni, questo sicuro, e forse perché lui riviveva un po' in noi il suo periodo degli anni 80 di Manchester e di tutta quella scena elettronica dark wave. E quindi il percorso che abbiamo fatto insieme è stato praticamente un continuo matrimonio. È stato tutto perfettamente azzeccato, e ha mostrato anche cose molto diverse di noi. Siamo partiti dai Cure, poi siamo andati a Marilyn Manson, poi gli MGMT, quindi siamo anche molto soddisfatti della varietà di espressione che siamo riusciti a dare a X-Factor. Inoltre Manuel non è stato solo il giudice che ha creduto in noi, è stata forse la prima persona in assoluto ad aver creduto in noi. E a, insomma, approfondire il nostro aspetto apparentemente freak, che noi tra l'altro amiamo essere, scoprendo che c'è anche qualcosa di più. Avete un po' spaccato il pubblico a metà, nel senso che c'è chi vi adora tantissimo, ma sul web avete ricevuto tante critiche. Addirittura qualcuno è arrivato a dire che gli italiani non vi meritano e che quindi potreste avere molto più successo all'estero. Voi cosa ne pensate? E siete orientati, cioè vi piacerebbe avere successo all'estero piuttosto che in Italia? Ci piacerebbe avere successo all'estero e in Italia, nel senso che cioè per noi, cioè il nostro sogno ovviamente è quello di girare il mondo con la nostra musica, però dispiace, è un commento, cioè un complimento, ma che lascia una scia di tristezza, cioè non vogliamo sottovalutare il pubblico italiano. Io penso che si debba un po' uscire dall'idea che in Italia si debba sempre giocare facile, perché secondo me è svilente proprio per gli italiani stessi, perché io penso che un progetto come il nostro potrebbe trovare benissimo uno spazio all'interno del panorama musicale italiano senza togliere spazio a Se è nessun altro. importato funziona meglio, in radio passano le cose magari vagamente simili a noi, come l'Empire of the Sun, ad esempio. Sì, è un commento che da un lato fa piacere, nel senso che magari riconoscono la possibilità che questo prodotto funzioni altrove, ma al tempo stesso ci preclude il fatto di poter aver successo qui, e secondo me non è così scontato che qui non lo possiamo avere. Io un tentativo lo farei sempre. Noi perseveriamo, Noi ci perseveriamo arriviamo. sempre, non ci arrendiamo mai. Chi ci ammazza?
Grazie.